Gianluca Castaldi, senatore del Movimento 5 Stelle, qual è il senso e il significato della visita dell'ambasciatore dell'Azerbaigian? Una grande opportunità per il nostro territorio, approfittando del fatto che l'Azerbaigian sta cercando di farsi conoscere in Italia. Chi ti parla ha avuto la fortuna di visitare Baku, siamo andati in una delegazione come Commissione Industria per valutare le opportunità a livello energetico che quella nazione offre, e l'ambasciatore ha ricambiato la visita addirittura nella nostra Vasto per dare la possibilità agli imprenditori locali e di questa zona di conoscere le opportunità che l'Azerbaigian offre, e sono tantissime, perché il punto chiave di questa nazione è che loro reinvestono gli introiti che derivano dal petrolio e dal gas in settori non oil, quindi molto interessanti, e spaziano su tutti i settori, dall'agricoltura alla piccola e media impresa. È una nazione veramente in forte crescita. Quale legame ci può essere con il vastese? Ma guarda, abbiamo fatto un giro innanzitutto in Pilkington e poi nelle piccole aziende della zona di Punta Penna, questo è il legame commerciale. Ci può essere anche un legame diverso, tipo qualcosa di simile a un gemellaggio. C'è stata una visita in comune con il sindaco La Penna. Vediamo insomma da cosa nasce cosa. I rapporti si sono stretti, la città di Vasto ovviamente, bella com'è, ha fatto già innamorare l'ambasciatore, quindi vediamo. Eccellenza, al termine di questo viaggio tra le aziende del Vastese, quale situazione economica ha trovato? No, io ho trovato una situazione economica molto interessante da esplorare, perché noi abbiamo con l'Italia un rapporto molto importante, soprattutto nel campo economico. Ci sono molte società italiane che operano in Azerbaigian, l'Italia è il nostro primo partner commerciale, e negli ultimi anni queste relazioni anche stanno uscendo al di là del settore di energia, che è sempre stato un settore di gran importanza della nostra cooperazione economica. Noi stiamo cercando di diversificare con l'Italia, diciamo, questa cooperazione economica, e per cui la mia visita a questa città ha l'obiettivo di vedere come anche questa cooperazione con le società del Vasto potrebbe contribuire a questa diversificazione dei rapporti economici con l'Azerbaigian. Dunque, quest'area geografica può essere un partner commerciale per l'Azerbaigian? Sicuramente, perché qua anche la situazione geografica aiuta molto, perché noi siamo un paese molto importante, elemento del famoso progetto di rivitalizzazione della Via della Seta, e quindi noi siamo centro praticamente medio dei due regioni di Asia e Europa, dove anche comincia questo progetto. Anche io credo che Vasto potrebbe essere anche dal punto di vista geografico anche una zona interessante per esplorare queste possibilità economiche. È vero che Vasto assomiglia a Baku? Io ho avuto anche la possibilità oggi di fare una piccola passeggiata nella zona storica della città, proprio anche nel centro di Baku, che si chiama la città vecchia. Abbiamo gli stessi strade, vie, anche ho trovato anche la stessa storia praticamente.